imparare a usare, gestire, riparare e in un certo senso capire il macchinario con cui si sta lavorando sotto il punto di vista meccanico, elettronico e operativo. È uno degli obiettivi del nuovo percorso di istruzione e formazione tecnica superiore dedicato alle tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile. La nuova proposta formativa, una delle tre attivate in Veneto per questo settore, concentra gli sforzi della Scuola Edile Centro Formazione e Sicurezza di Sedico, dell'ENEIP di Longarone per la formazione alle manutenzioni meccaniche, del Folladore di Agordo per le competenze geominerarie, dell'Agrario della Lucia di Feltre per la parte forestale e non solo, e del Negrelli Forcellini per la parte tecnico-cantieristica. Questo progetto nasce per un bando della Regione Veneto, alla quale noi abbiamo aderito, producendo appunto un progetto che prevede questa formazione, che occupa i ragazzi per 800 ore, di cui 400 presso la scuola e 400 inseriti nelle aziende. Sono già 15 imprese che hanno raccolto la nostra offerta e sono disponibili ad accogliere in cantiere questi ragazzi per il completamento della formazione. Il corso è rivolto a ragazzi che sono già diplomati oppure ragazzi che hanno il diploma del quarto anno come tecnico edile presso la nostra scuola. È un corso di alta specializzazione nel settore della gestione uso sia pratico che economico delle macchine in cantiere, sia a livello di cantiere tradizionale, movimenti terra, che a livello dei cantieri boschivi e quanti altri cantieri potrebbero esserci nell'esecuzione di lavori. In questi anni c'è stata una fortissima innovazione nel settore dell'edilizia. Sono cambiati i materiali, sono cambiate le macchine, tecniche di intervento, eccetera, ma soprattutto le macchine. Le macchine oggi hanno un contenuto tecnologico molto avanzato e richiedono tecnici fortemente specializzati e preparati nell'uso e nella gestione di queste macchine. Altrimenti, oltre a non fare la dovuta produzione, evidentemente possono provocare anche dei guai, sia nel riguardo della macchina e quello che peggiora nei riguardi della sicurezza degli operatori stessi. Intanto devo dire che è stato molto importante essere riusciti a creare questa rete di istituti, di scuole, che ciascuna con le proprie capacità, il proprio livello di formazione contribuisce a mettere in piedi questo corso di specializzazione che riteniamo molto importante e che risponde alle esigenze, alle richieste del territorio, del nostro territorio in particolare. E noi siamo quelli che una volta erano chiamati i geometri, siamo radicati nel territorio bellunese da sempre e formiamo dei tecnici che sono specializzati particolarmente nella topografia e quindi credo che il nostro contributo potrà realizzarsi particolarmente nel controllo del GPS, delle gestioni delle movimentazioni delle macchine e anche nella valutazione e nella valutazione dei rischi presenti nella gestione delle macchine stesse. L'Istituto Geotecnico Minerario di Agordo si distingue sicuramente per essere un indirizzo particolare e una delle sue peculiarità è proprio il fatto di studiare il suolo, il territorio, in particolare la geologia,
la geotecnica e tutte le caratteristiche del paesaggio di fatto, quindi tutto quello che è l'interfaccia fra costruzioni edilizie in questo caso e suolo e sottosuolo è assolutamente di competenza dell'Istituto Follador di Agordo come competenze che vengono insegnate, quindi credo che potremmo dare un apporto importante in questa particolare area di settore. ENEP Veneto è partner operativo di questo progetto finanziato dalla Regione Veneto e è un'opportunità importante perché c'è la possibilità concreta e reale di fare rete tra gli istituti della provincia di Belluno al fine di riuscire a fornire, ognuno per le proprie competenze, un prodotto finale davvero qualificato e elevato a beneficio degli utenti che vi parteciperanno ma anche delle aziende che già stanno richiedendo questo tipo di figura. ENEP Veneto interviene all'interno delle fasi di progettazione e all'interno delle fasi di erogazione delle lezioni, sia contribuendo fornendo le aule, i laboratori, i formatori e le attrezzature che serviranno poi per erogare in maniera corretta la propria parte di competenza che riguarda la manutenzione delle attrezzature che verranno impiegate. Il percorso IFTS del CS Sedico è un percorso altamente specializzante che prevede molte conoscenze, soprattutto per la gestione del cantiere. Diciamo che quello che si può dare, gli obiettivi di formazione, sono quelli principalmente della conoscenza di quelle tecniche innovative, con per esempio i GPS e i sistemi informativi territoriali, che consentono una migliore e una più efficiente gestione di un cantiere. Oggi questi strumenti sono largamente utilizzati in tanti campi, il campo industriale, il campo edile, il campo ambientale, ma anche il campo dell'agricoltura. E diciamo che le tecniche e questi sistemi sono in un certo senso trasversali, ovvero che riescono a essere gli stessi lungo tutti questi, diciamo, settori, ma con leggere applicazioni diverse. Questo corso IFTS è importante per un ragazzo perché acquisirà sicuramente quali sono le tecniche e i sistemi GPS, come funzionano, come devono essere gestiti, ma soprattutto anche imparerà a utilizzare queste tecniche in modo autonomo. Questi sistemi si rifanno anche al concetto anche di cartografia, infatti l'altro obiettivo è quello di fornire degli strumenti in modo che loro possano leggere bene le differenti tipologie di cartografia, soprattutto oggi si parla di cartografia digitale. La cartografia digitale che viene sempre più utilizzata e soprattutto viene utilizzata anche all'interno delle macchine operatrici. Ad accompagnare il percorso di crescita degli studenti, non solo gli istituti scolastici e le imprese per la pratica in azienda, ma anche due partner tecnici, ovvero Volvo e Comacchio. C'è spazio per una ventina di studenti pronti a imparare l'utilizzo delle macchine da cantiere, la diagnostica e manutenzione delle stesse, l'uso dell'elettronica a sostegno della sicurezza e molto altro. Un percorso che non ha confini di genere. L'invito a iscriversi è esteso anche alle aspiranti operatrici o imprenditrici e qualche donna pare si sia già informata per accedere a questo percorso. La specializzazione serve sia per crescere sia a livello territoriale che anche a livello personale. Un tecnico ben preparato ovviamente ha più opportunità di lavoro, di reddito e anche di qualità della vita. La specializzazione, le capacità, competenze in un territorio danno una certa, diciamo così, sinergia per la tenuta del territorio stesso. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 di febbraio. Per iscriversi è necessario inviare una mail a tutoraggio@cfsbelluno.it oppure telefonare a 0437 75 33 30. Tutte le informazioni le trovate pure nel nostro sito www.scuoladilebelluno.it.